Amici di Spartacronometro Zero, ben ritrovati per parlare dei campionati dilettantistici di eccellenza e di promozione. E come ben sapete, la notizia è di ieri, si fermano tutti i campionati, compresi quelli dilettanti e giovanili. Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di bloccare tutte le attività e in Toscana non verrà disputata nessuna partita a porte chiuse nel prossimo fine settimana. Tutto fermo e cancellati tutti i recuperi in programma dal 11 di marzo al 1 aprile. Nella speranza che presto, il prima possibile, si possa ritornare alla normalità, insieme ai nostri ospiti che andiamo a presentare, Massimo Grotti, vicepresidente della Siena Lunghese, il DS Donello Resti della Terranova Traiana, Enrico Testini, allenatore del San Quirico d'Orcia, Stefano Bertini, dirigente del Cortona Camucia, Jody Zurli, centrocampista del Lucignano, il nostro opinionista mister Alessio Coccolini, insieme alla partecipazione di Francesco Benincasa di Radio Epicentro di Asciano e Marta Baselli, andiamo a vedere quanto è stato nei campionati di eccellenza la scorsa settimana, dove la 25ª giornata ha sicuramente saputo regalare belle emozioni. È un gioco gradevole un po' in tutti i campi. Noi partiamo con il primo servizio, Foiano Badesse di Francesco Benincasa di Radio Epicentro di Asciano. Match difficile per gli Amaranto che nel corso di tutta la partita non hanno mai veramente impensierito il Badesse Calcio. La squadra ospite si rende pericolosa dopo appena 3 minuti. Punizione di Riccobono, colpo di testa di Sanna e palla alta sopra la traversa. Al 12esimo ancora Riccobono sfiora il vantaggio per i biancocelesti. Azione insistita in solitaria, sinistro violento e palla di poco fuori. Badesse in vantaggio a 5 minuti dal termine del primo tempo con Marabese, ma bandierina che si alza e gol annullato per offside. Sullo scadere ancora ospiti che ci provano di nuovo con il numero 11, destro di poco a lato e tutti negli spogliatoi a prendersi un tè caldo sul risultato di 0-0. Nella ripresa viene fuori il maggior tasso tecnico dei biancocelesti che in pochi minuti chiudono la gara. Dopo 8 minuti è Mannati che sblocca il risultato con un colpo di testa su un pallone scodellato in aria da Riccobono. Ancora Riccobono su punizione cerca il raddoppio, ma la palla è fuori di poco. Raddoppio che arriva ancora sul colpo di testa. A questo giro è Sanna a capitalizzare un angolo calciato da Zagaglioni. La squadra di casa, colpita a freddo, tarda a reagire ed il Badesse potrebbe andare ancora a segno, ma una traversa di Marabese salva Liberali dalla terza rete. Nel momento migliore del Badesse sono i locali che al 37esimo sfruttano una disattenzione difensiva ed accorciano con Francesco Vichi. Forcing del Foiano nei minuti finali nella ricerca del pareggio, ma Sabatini e compagni si difendono con ordine e portano a casa una vittoria importantissima. Comincia quindi sotto i migliori auspici l'avventura del nuovo tecnico Fabio Guarducci, che ha avuto dai ragazzi una risposta più che convincente, utile per affrontare nel migliore dei modi la fase finale del campionato. Alle Badesse prontamente ha saputo rispondere la Siena Lunghese, che è andata a vincere a Colle Valdelsa, e il vicepresidente Massimo Grotti ci fa l'analisi di questa partita. Buonasera a tutti. Mi viene chiesto da Sportacchiometri Zero di fare un commento sulla partita di domenica scorsa a Colle Valdelsa tra Colligiana e Siena Lunghese. Devo dire che per quello che abbiamo potuto verificare, i video ci hanno dato veramente ampio conforto su tutte quelle che erano state le situazioni un po' dubbie della partita. È stata una partita dove Prato TV ha potuto mostrare tutte le operazioni più contestate fatte dall'arbitro, tutte le scelte dell'arbitro che erano state contestate da Colligiana, e in tutte è stato chiarissimo che l'arbitro ha fatto delle scelte giuste, sia a favore della Colligiana sia a favore della Siena Lunghese, a seconda delle circostanze, ma sicuramente l'arbitro di Rimini non aveva preso degli abbagli e non aveva sbagliato. Per capirsi, il rigore su Vichi è solare, non ci sono problemi di nessun genere.
così come legittima l'espulsione per secondo giallo del giocatore della Collegiana che simula in maniera nettissima la caduta in area, così come appare decisamente chiara la seconda ammonizione a Pietro Battista che penalizzerà fortemente la Sianonghese nella prossima partita casalinga con l'Antella, perché Pietro Battista dovrà scontare inevitabilmente un turno di squalifica ed è un giocatore, come sappiamo, fondamentale per la formazione di Mister Marmorini. Che dire, con questo risultato la Sianonghese rimane a 2 punti dall'Albadese. È un risultato di grande prestigio, hai vinto su un campo importante, la Collegiana aveva qualche assenza, ma la Sianonghese ha fatto veramente un grandissimo primo tempo e per assurdo non ha segnato il primo tempo, ma ha segnato nel secondo dove forse ha dato un pochino meno brillantezza al proprio gioco. Abbiamo visto gli addetti del Badese e di tante altre squadre in tribuna, ci siamo resi conto che effettivamente sono in tanti a guardare la Sianonghese in queste settimane. Speriamo che questo non carichi l'ambiente rossoblu di troppe responsabilità, di troppe pressioni e che domenica prossima in casa contro l'Antella possa essere veramente una bella gara. Cosa dire altro? Che Pruchino ha segnato il 15° gol e si è insediato in maniera ancora più stabile in testa alla classifica marcatori e questo ci dà grande soddisfazione perché Pruchino può essere definito sicuramente una scommessa vinta dalla Sinalunghese, perché questo giocatore è arrivato un po' in sordina, non veniva granché considerato dagli addetti ai lavori perché non lo conoscevano. Il tempo poi ha dato ragione a Mister Marmorini che ha saputo trovare in campo la collocazione giusta per farlo rendere al meglio e 15 gol sono veramente tanti per questo giocatore. Bello anche il fatto che Gerardini ha trovato continuità nella rete, sono 2 partite di seguito che segna e così ha incrementato il numero dei marcatori della Sinalunghese perché a questo punto oltre a Pruchino, Redi e Doka, c'è anche Gerardini che ha realizzato 3 gol in campionato che iniziava a incrementare un bottino che dà un pochino più di consistenza a quell'attacco sinalunghese che in certi momenti è apparso un pochino in affanno nel mettere la palla dentro, visto la grande mole di gioco che la formazione di Mister Marmorini crea ogni domenica. A questo punto andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati e la classifica nella grafica di Francesco Benincasa di Radio Epicentro e a seguire il commento di Alessio Cocollini. Salve a tutti amici di Sport a chilometro zero, partiamo facendo il punto della situazione nel girone B di Eccellenza Toscana e andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno giocato. Turno che si è aperto con l'anticipo di sabato 29 febbraio, giocato alle ore 15 allo Stadio dei Pini di Fogliano della Chiana, tra Fogliano e Badesse Calcio. Amaranto che cadono in casa 1-2 contro la capolista della classe, Badesse che tra l'altro in settimana ha esonerato e quindi sabato è stata la prima partita di mister Guarducci che non poteva sperare in un avvio migliore in questa cavalcata finale di campionato. Le partite della domenica invece hanno visto Antella vincere 1-0 in casa contro la Lastrigiana, Baldaccio Bruni vincere 2-1 contro il Porta Romana, Collegiana cadere in casa 1-2 contro la Sinalunghese che con questa vittoria rimane aggrappato a meno 2 dalla capolista Badesse Calcio, Fortis Juventus che pareggia in casa 1-1 contro la Zenit Audax, Poggi Bonzi che cade in casa 0-1 contro il Valdarno, Rignanese che perde 1-2 contro il Terra Nuova Traiana ormai terza forza del girone e Signa che pareggia in casa 1-1 contro il San Gimignano Sport. Vediamo quindi come si muove la classifica dopo il 25esimo turno giocato settimana scorsa. Vediamo in testa ancora le Badesse Calcio a 48 punti, subito dietro a ruota in seconda posizione a quota 46 punti la Sinalunghese, terza posizione per il Terranuova Traiana a 39 punti, poi abbiamo a 37 punti sia la Lastrigiana che il Porta Romana, fuori dalla zona playoff troviamo a quota 35 punti la Zenit Audax e il Valdarno, a quota 34 punti l'Antella e la Baldaccio Bruni, quota 33 punti per la Collegiana e il Poggi Bonzi, mentre invece adesso entriamo nella zona calda della classifica, ovvero nella zona playout, e troviamo Signa a quota 31 punti, San Gimignano Sport a quota 30 punti, terz'ultima posizione per il Foiano a quota 25 punti, penultima per la Fortis Juventus a quota 21 punti e ancora fanalino di coda di questo girone B di Eccellenza Toscana a quota 10 punti, la Rignanese. I playoff di Eccellenza. A poche giornate dalla fine, purtroppo
Potrebbero sembrare a rischio, visto il distacco che c'è fra Sinalunghese e Badesse dalla terza in questo momento e la Teranovese. Però nelle ultime giornate ci saranno tantissimi scontri diretti a partire dal big match che ci sarà tra Badesse e Sinalunghese, quindi lì si toglieranno dei punti e poi anche la Teranovese dovrà affrontare sia la compagine senese delle Badesse che della compagine senese della Sinalunghese. Quindi lì si deciderà sia la vittoria del campionato sia anche la griglia dei playoff. La sorpresa di questo turno è stato sicuramente il successo del Valdarno Football Club di Marco Brati a Poggi Bonsi con un gol di Vangi. I valdarnesi portano via l'intera posta in palio e su questa partita fa la sua analisi Alessio Coccolini. La partita di domenica scorsa tra Poggibonsi e Valdarno ha messo in seria crisi la compagine senese perché con questa crisi di risultati si trova addirittura vicina più a playout che a playoff, mentre le ultime due vittorie di fila della compagine valdarnese portano il Valdarno ad una posizione di classifica importante e mette le ultime cinque partite di fronte a una situazione che qualche settimana fa era insperata, quindi la compagine di Brachi venendo da queste due vittorie, con grande entusiasmo si proverà a fare le ultime cinque partite, cercando di raggiungere i playoff e anche una miglior posizione possibile di classifica. Mentre Poggi Bonsi dovrà stare attento alle retrovie perché avrà il molare a terra e se sbaglia un'altra partita si trova invischiata e poi una volta dentro sarà difficile riuscirne. Momento importante anche per la Terranova Traiana e il DS Donello Resti fa il punto su questo campionato della formazione biancorossa valdarnese. Partita è stata difficile, però alla fine insomma, siamo riusciti a portare via questi 3 punti importanti perché ci dovrebbero dare, diciamo quasi, non dico, insomma, certezza di essere fuori dalla zona retrocessione, quindi ci mantiene in una zona importante in attesa di queste ultime 5 partite. Gol della vittoria il vantaggio del primo tempo con Adami nel minuti di recupero. Poi è arrivato il pareggio che è susseguito da un episodio fortuito, lo scontro fra Marzi e l'arbitro, dove tu addirittura hai pagato pegno per proteste e sei stato espulso. Che è successo? È successo che io, che ho una certa età, non mi ero mai ritrovato a vedere una scena di quel genere lì, cioè l'arbitro che porta via pieno il capitano nostro, e questo chiaramente può succedere, però io credo che il minimo, un arbitro, diciamo, il minimo doveva fare è fermare il gioco, cosa che non è successa, e di conseguenza abbiamo anche preso la rete per dopo poco, e io sono andato con educazione rispetto dall'assistente chiedendo il motivo per cui l'arbitro non avesse fermato il gioco. Lui non mi ha risposto, ha alzato la bandierina, ha chiamato l'arbitro e ha espulso me. E poi c'è Questo stata anche la beffa perché Marzi ha qualche problemino. sì, il problema ecco, è questo: il nostro capitano purtroppo con questo infortunio dovrà saltare come minimo 2 gare perché è stato interessato il collaterale. A oggi starà fermo almeno per 10-15 giorni, quindi oltre a tutto il problema è che ci mancherà il capitano, che è un elemento fondamentale per questo gruppo. Guardando la classifica, un girone di ritorno praticamente perfetto, imbattuti dall'inizio del girone di ritorno, 6 vittorie, 4 pareggi, fanno 39 punti, a 5 giornate dal termine sono 39 i punti in classifica con un terzo posto dove il Terranova Traiana mai era arrivato fin qui. Sì, onestamente guardando ora le partite rimaste, chiaramente diciamo, la classifica sarà difficilmente mantenere, che noi si possa mantenere questo diciamo, posizione, in quanto le partite sulla carta più difficili, Badessi, Sinalunghese, il Derby, l'Astigiana e Collegiana, abbiamo da affrontarle tutte, quindi credo che questa posizione, per ora ci godiamo questa posizione importante, però credo che non sia la reale nostra, il nostro valore di questo gruppo di squadra, di questi ragazzi. Lo dicevamo in apertura, i campionati in Toscana sono fermi nell'augurio
che presto si possa ritornare a giocare. Vediamo quello che presenterà la 26esima giornata del campionato di eccellenza nel servizio curato da Francesco Benincasa di Radio Epicentro di Asciano. Il 26esimo turno appunto di questo girone B, Badesse che ospiteranno il Poggi Bonzi, l'Astrigiana che giocherà in casa contro il Foiano, Porta Romana che affronterà la Fortis Juventus, San Gimignano Sport giocherà contro la Baldaccio Bruni, Sina Lunghese ospiterà all'Antella 99, Terranova Traiana giocherà in casa contro la Collegiana, il Valdarno ospiterà il Signa, mentre invece chiuderanno questa 26esima giornata, sempre domenica 8 marzo alle ore 14. 30, la Zenit Audax contro la Rignanese. Per questa settimana, dagli studi di Radio Epicentro è tutto. Un saluto da Francesco Benincasa. E passiamo al campionato di promozione. Andiamo subito a vedere quelli che sono stati i risultati e la classifica nel servizio che ha preparato per noi Marta Vaselli. Ciao a tutti, amici di Sport Chilometro Zero. Ecco i risultati della 25esima giornata. Asta 1, Agi di Comano 0, Businese 0, Mazzola Valdarbia 1, Castiglionese 0, Pontassieve 1, Cortona Camusia 2, Audax Rufina 0, Firenze Ovest 2, Chiusi 1, Prato Vecchio Stia 0, Castelnuovese 1, San Quirico d'Orcia 1, Chiantigiana 1, Soci Casentino 4, Lucignano 0. Adesso passiamo alla classifica. Firenze Ovest è in testa con 50 punti, a seguire Chiantigiana 50, Mazzola Valdarbia 49, Pontassieve 46, Soci Casentino 36, San Quirico d'Orcia 34, Asta 33, Castiglionese 33, Castelnuovese 33, Cortona Camusia 32, Audax Rufina 32, Prato Vecchio Stia 31, Lucignano 29, Chiusi 28, Di Comano 19, Businese 11. Grazie a tutti, alla prossima settimana. E anche in questo campionato la griglia playoff è tutta da definire, da decifrare. E vediamo che ne pensa Alessio Coccolini. La stessa cosa vale anche nel campionato di promozione. Come dicevo, la stessa cosa vale anche in questo campionato perché nel campionato di eccellenza, come dicevo, affrontare nelle prossime 5 partite le ultime della classifica non sarà un compito facile. Così è successo anche domenica alla Chiantigiana che da prima in classifica è andato a affrontare il San Quirico che sta lottando tra i playoff e i playout. E quindi ha fatto un pareggio che le può compromettere tantissimo per il raggiungimento del proprio obiettivo, che è quello del salto di categoria. Quindi, per tutte le squadre, avere da incontrare squadre che hanno il coltello tra i denti perché devono salvarsi sarà nelle ultime partite di campionato molto, molto difficile. Comunque continua la riscossa del Soci Casentino che vince 4-0 con il Lucignano e si porta in quinta posizione. E su questa partita abbiamo il commento del centrocampista del Lucignano, Iodizulli. Salve a tutti amici di Sport a Chilometro Zero e Antonio, per quanto riguarda la prima domanda sulla partita di domenica scorsa, abbiamo perso in casa del Soci Casentino 4-0, sicuramente un risultato un po' troppo severo per i valori che abbiamo messo in campo, però una sconfitta che ci può stare in casa di una delle squadre più in forma in questo momento del campionato e che però ci dà ancora più rabbia e carica per affrontare quest'ultimo mese di campionato in cui ci giochiamo effettivamente tutta la stagione. I punti che separano il Soci dalla seconda in classifica in questo momento sono 14 punti, quindi in questo momento non si farebbero i playoff nel campionato di promozione. Io sostengo che il Soci è una grande squadra e che di qui alla fine farà di tutto per poter recuperare il gap che ha dalla seconda in classifica. Molto dipenderà dai risultati che faranno sia la Chiantigiana che il Firenze Ovest. Però penso che sarà difficile che il Soci purtroppo possa recuperare questo divario, se non, ripeto, per un colpo di coda proprio delle ultime giornate, perché non sarà facile recuperare questi 14 punti. È partito un po' tardi la compagine, del Soci perché aveva un organico importante e si pensava che potesse avere quei 3-4 punti in più per poterci giocare i playoff.
Bella la reazione del San Quirico dopo la battuta d'arresto con il Chiusi. La formazione di Enrico Testini ha saputo rifarsi con la capolista chiantigiana, anche se alla fine è stato un pareggio. Pareggio comunque importante che muove la classifica dell'11 di Enrico Testini, e vediamo qual è il suo commento nel dopo partita. Ciao Antonio, ciao amici di Sport Chilometro Zero. Domenica è arrivato un buon punto in casa con la Chiantigiana, 1-1 che comunque prendiamo positivamente, perché venivamo da una brutta sconfitta, una brutta prestazione, una gara finita in 8, c'era da reagire, da dimostrare, e lo abbiamo fatto prontamente. L'abbiamo fatto in emergenza numerica con 5 giocatori indisponibili più Redditi influenzato in panchina. Abbiamo dato spazio a dei ragazzi che sicuramente lo meritano e lo hanno dimostrato. Mi sento di fare un nome, quello di Nordin El Ghiatta, a nome di tutti gli altri, perché parlo di un ragazzo di 38 anni che si fa trovare sempre pronto con una mentalità pazzesca, che è un esempio per tutti. Abbiamo sfiorato la rete sullo 0-0 con Cocora, con una traversa piena. Subito dopo abbiamo subito un gol da Mugnai, una rovesciata da Sigla TV, che in qualche modo ci ha tolto un pochino di entusiasmo. Siamo arrivati fino all'intervallo un pochino più sulle gambe, perché il gol sfiorato e il gol subito in quel modo, sicuramente con la capolista, avevano un pochino tolto sicurezza. Invece nell'intervallo siamo stati bravi a reagire ancora con più veemenza rispetto al primo tempo, a conquistare centimetro su centimetro, metro su metro, a creare occasioni con una certa insistenza, e su una di queste un'azione di Cocora sulla sinistra, un suo tiro cross è stato deviato da un difensore della Chiantigiana nel tentativo di anticipare sia il proprio portiere che il nostro attaccante, è arrivata questa autorete. Lì la partita è ricambiata nuovamente, perché ovviamente la Chiantigiana, con gli obblighi di classifica che ha, si è riversata in avanti, ha provato una reazione, è entrato Graziano fresco. Noi però siamo stati molto bravi a rischiare poco e anche a farsi vivi ancora con insistenza davanti, quindi la partita è finita in parità, secondo me è il risultato più giusto. Adesso recuperiamo qualcuno, qualcun altro lo perdiamo, sicuramente numericamente cambierà poco, però la partita di domenica ci deve dare convinzione e consapevolezza appunto dell'omogeneità del nostro gruppo, per andare a Dicomano con una squadra in piena salute, una squadra che vuole uscire fuori dalle sabbie mobili, lo sta facendo con molta convinzione, un campo difficile, quindi sarà un'altra prova del 9 e vedremo ancora di che pasta siamo fatti, se siamo pronti appunto per tagliare questo traguardo salvezza e farlo con un po' d'anticipo. Questo è a questo punto il nostro obiettivo. Grazie. E concludiamo con il commento di Stefano Bertini su quanto è stato fra Cortona Camucia e Audax Rufina, terminata con il successo dell'11 di mister Giulio Peruzzi con doppietta di Ceccagnoli, e come sarà la prossima domenica per i nostri dilettanti. Quindi vediamo cosa ci ha preparato per noi Stefano Bettini. Buongiorno a tutti i telespettatori di Sport Chilometro Zero. Domenica scorsa il Cortona Camucia ha battuto l'Audax Rufina per 2-0 con una doppietta di Ceccagnoli al quinto del primo tempo su calcio di rigore e al 29esimo, quando il numero 10 ha sfruttato un perfetto assist di Franchi dalla sinistra e sotto porta ha battuto il numero 1 Fiorentino. L'Audax Rufina è rimasta in 10 dal quinto minuto del primo tempo e quindi ha avuto difficoltà anche a rientrare in partita. Nonostante questo ha creato un paio di occasioni fra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda, ma Caneschi è stato bravo in entrambi i casi di avere in corner. Il Cortona Camucia ha avuto un paio di occasioni per incrementare il proprio vantaggio con Franchi, ma il numero 11 ha preso la traversa su colpo di testa, e con Ceccagnoli, ma il numero 1 Fiorentino è stato molto bravo a deviare in corner. Con questa vittoria il Cortona Camucia sarà a quota 32 punti agganciando proprio l'Audax Rufina. Il prossimo avversario del Cortona Camucia avrebbe dovuto essere a Castelnovese domenica prossima, ma come ben sappiamo tutte le partite dall'eccellenza alla terza categoria sono state sospese. E quindi, se tutto va bene, il Cortona Camucia dovrebbe tornare in campo il prossimo 22 marzo nella trasferta di Bucine, oppure potrebbe recuperare la partita con la Castelnovese. Ma questo lo sapremo solamente nei prossimi giorni. E quindi per oggi è tutto, appuntamento a fra qualche giorno con i nuovi aggiornamenti di Sport a Chilometro Zero. Grazie a tutti per l'attenzione e in linea allo studio. E con questo è davvero tutto. Comunque la prossima settimana ci saremo sempre, anche per capire come i nostri protagonisti, i nostri dilettanti vivono questo stop forzato dei campionati e come si riparano e come si preparano alla ripresa, quando sarà possibile. E nell'augurio
che tutto possa ritornare presto alla normalità e non solo nel calcio, ma in quella che è la nostra vita lavorativa e quotidiana di tutti i giorni. Quindi vi ringrazio per il gentile ascolto, ringrazio i nostri ospiti, il vicepresidente della Siena Lunghese Massimo Grotti, il DS della Terranova Traiana Donello Resti, Enrico Testini, allenatore del San Quirico d'Orcia, Stefano Bertini, dirigente del Cortona Camucia, Iodi Zurli, centrocampista del Lucignano, il nostro opinionista mister Alessio Coccolini, Francesco Benincasa di Radio Epicentro di Asciano e Marta Vaselli. Grazie a tutti e buona serata.